Francesco Felici, sono nato con una malformazione al canale vertebrale che si chiama spina bifida, che mi ha portato alla paralisi di un arto. Sin da ragazzo ho praticato nuoto a fine riavilitativo e ho avuto diverse esperienze. Con l'arrivo dell'adolescenza, intorno ai 13-14 anni, ho iniziato a provare i primi sport, come all'inizio con la palla a mano, poi ho provato il basket, fino a poi essere arrivato al tennis. Il tennis, come gli altri sport, era soltanto con un puro fine di provare, di divertirmi. E poi però questo mio interesse verso questo sport è cresciuto fino a diventare una passione che mi ha portato a raggiungere risultati sempre più ambiziosi e lontani. Diciamo che nell'ultimo anno c'è stata una grande ascesa, soprattutto dovuta al fatto che ci siamo allenati con il mio team, a Villa Candida. Molto, molto seriamente negli ultimi 2 o 3 anni, e nell'ultimo anno ho iniziato a fare tornei internazionali all'inizio per confrontarmi e per capire quale fosse il mio livello rispetto al livello che c'era nel mondo. E in realtà è stato molto sorprendente il vedere che comunque potevo essere competitivo sin da subito. E all'inizio, ok, non ero numero due al mondo ovviamente, però poi ci siamo messi già a lavorare per arrivare sempre più lontano e per fare sempre il gradino successivo, e diciamo che il nostro lavoro secondo me è stato ripagato. Allora, lo sport paralimpico secondo me è agonismo, cioè si tratta di, come tutti gli sport paralimpici o meno, la voglia e la forza e la dedizione di una persona nel raggiungere obiettivi e i propri sogni, e il dare di tutto per quello, a prescindere dai propri limiti, che possono essere fisici o meno. Diciamo che sicuramente la difficoltà principale può essere quella economica, perché comunque il mantenere una classifica e l'ambire a salire sempre di più anche in una classifica adulti comporta fare molti tornei in giro per il mondo, e viaggiare, fare tornei, pagare un allenatore, pagare gli allenamenti comporta un sostegno economico importante. Quindi sicuramente questa è una delle problematiche maggiori per le quali sto cercando un aiuto sia da parte magari delle istituzioni, ma sicuramente sia di qualche azienda che possa essere sensibile a ciò. Allora, sicuramente il sogno che si sta realizzando è quello di poter andare a uno slam come gli US Open a New York a settembre. L'anno scorso era molto lontano, ma comunque, come detto prima, abbiamo lavorato per raggiungere i nostri obiettivi, e questo è uno dei primi obiettivi che si sta realizzando. Poi altri obiettivi sono sempre quelli di poter andare il prossimo anno alle Paralimpiadi. Sarà difficile ovviamente, però ci proveremo e daremo tutto per riuscirci. E poi un giorno, un sogno molto più lontano, sarà quello di poter tornare a uno slam da senior.